Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vittorio e oggi, come avrete già letto dal titolo, andiamo a cominciare una nuova serie che non so bene come chiamerò. Comunque, come avete potuto già leggere, andremo a vedere la storia di qualche brand. Perché a me capita sempre di comprare qualcosa, no? Off-White, Supreme, eccetera. Però, dietro tutta la marca, dietro tutto ciò, cosa c'è? E oggi andremo a vedere cosa c'è dietro la marca Bape, ovvero la nascita, lo sviluppo e come è arrivata ad avere il successo che ha oggi. Come avete potuto notare, dietro c'è stato un piccolo cambiamento. Si vede anche il riflesso del computer. Queste voglio iniziare una piccola collezione di adesivi Supreme. Ovviamente non sono attaccati, cioè non ho levato la plastica e li ho appiccicati. No, è un quadro con la plastica e dietro ad ogni adesivo c'è un piccolo pezzettino di scotch e ce li ho attaccati così. Non li ho attaccati definitivamente. Voglio completarla tutta, quindi se avete qualche adesivo da vendere scrivetemi su Instagram, vi lascio tutti i riferimenti qua. Seguitemi su Instagram perché metto sempre storie fighe, faccio aggiornamenti e organizzo meetup come quello di Bologna di questo sabato. E quindi niente, iniziamo col video. Fatemi sapere se questa serie vi piace, consigliatemi brand di cui volete sapere la nascita, qualche curiosità, eccetera. Però prima entrerei subito in tema Bape. Ok, adesso che siamo entrati in tema Bape, direi che possiamo iniziare col video. È il 1 aprile 1993, due giovani, Nigo e Yuno, decidono di aprire un proprio brand a Tokyo chiamato Nowhere. Nello stesso anno però, a settembre, Nigo non è soddisfatto di vendere capi importati dagli Stati Uniti e così, insieme all'amico e grafico Skating, decide di creare un proprio brand, ovvero Abating Ape. Il nome ricorda la famosissima saga Il pianeta delle scimmie. Il nome è la traduzione giapponese che critica le generazioni moderne pigre e il logo è un omaggio al famoso truccatore Rick Baker. In quell'anno viene lanciata la prima linea di t-shirt di Abating Ape. Siamo nel 1994, il Nowhere Brand festeggia un anno con una maglietta celebrativa, consuetudine che non verrà mai abbandonata nei 20 anni successivi di celebrazione, e nel frattempo Skating disegna la prima maglietta del logo Abating Ape con il logo della scimmia davanti. Siamo nel 1995, Bape rilascia la prima rain jacket che diventerà un capo iconico del brand e si guadagna la copertina della rivista inglese ED Magazine. Nel 1996 apre il concept shop e da quell'anno inizieranno tantissime collaborazioni con artisti di livello mondiale con il brand Bape. Esattamente un anno dopo viene lanciato il primo festival sponsorizzato direttamente da Bape, chiamato Bape Heads Shadow. E in quell'anno nasce anche la marca parallela a Bape in Inghilterra chiamata Very Ape. Dal 1997 al 2001 il brand Bape inizia ad espandersi a macchia d'olio, invaderà il Giappone, inizieranno ad aprire i primi negozi e nel 2001 Nigo deciderà di collaborare con la marca, con la nota marca dei soft drink Pepsi, e sarà il primo brand a collaborare con una marca dei soft drink così grandi. Nel 2002 si inaugureranno mostre, programmi TV chiamati appunto TV Bape e il brand comincerà e continuerà ad espandersi in maniera enorme. Nel 2003 si festeggia il 10° anniversario del brand, che collaborerà con noto artista Pharrell Williams e creerà un'altra collaborazione e altri capi che diventeranno iconici e che adesso stanno a prezzi ovviamente elevatissimi e sono quasi introvabili. Nel 2004 Bape sbarca negli Stati Uniti, più precisamente a New York, dove per l'apertura del negozio rilascerà le prime Shark Hoodie, probabilmente il capo più iconico e più famoso al mondo del brand. Da quell'anno fino ormai ad oggi il brand è diventato famoso a quasi tutto il mondo, ha aperto store a Pechino, anche in Europa, ce n'è uno a Parigi, mi sembra anche a Londra, e ce ne stanno veramente tanti. Ad oggi è uno dei brand, a parer mio, più belli e più innovativi dello streetwear. Nonostante i prezzi siano abbastanza elevati, per esempio una Shark Hoodie classica va sui 350 euro, mentre le crewneck vanno circa sui 280, le magliette sugli 80-100 euro. Comunque il brand merita davvero, sia per la storia che c'è dietro, sia per l'originalità di quello che c'è, perché non è da tutti fare un brand del genere, sia per i materiali, perché sono veramente materiali ottimi, ma anche per il logo, il design, un po' tutto. A parer mio è uno dei brand migliori che ci sia al momento sul mercato e in generale in questo mondo dello streetwear e dei vestiti. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo brand, scrivete nei commenti di quale altro marchio secondo voi dovrei parlare, di quale altro marchio vorreste sentire la storia. Fatemi sapere se questa serie vi piace e se la dovrei continuare. Seguitemi su Instagram, ve lo ricordo sempre. Per oggi è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Bella!